Ok ragazzi, iniziata Roma-Inter, c'è un'ansia pazzesca. Luca ancora più ambiguo, in caso estremi abbiamo la bandana e il cappellino che può sempre essere utile per cambiare look. La sfida definitiva tra mamma Lukaku e me, quindi speriamo bene. Dai, madonna mia, ti disintegro mamma Lukaku, dove sei? Forza ragazzi, un'ansia, ti prego Lukaku non rompa le scatole. Occhio a sta Roma che arriva da 3 risultati positivi, qua il detto è non c'è 2 senza 3, 3 senza 4 non esiste. Quindi oggi perdono. Occhio no Lukaku, no, no. Occhio subito! Madonna mia, subito Sommer a dire no ai Sharawi. Calmi, tranquilli, che cacchio c'ha questa Roma. Vai, ma combina subito la Tula là davanti, che ha bisogno. Amsakle, dai Lautaro, dai quel fenomeno di Turam. Golas, grandezione Amsakle, Kuki. Lukaku fa schifo Amsakle. Occhio, dai. Come sai che mamma Lukaku usa le macumbe definitive contro di me? Potrebbe essere un problema. Non me le hai insegnate, è un infame. No, proviamo un'altra macumba araba stavolta che forse magari funziona. Hamsklachmle, 100 milioni per chi segna dell'Indra e due cammelli. Ok, occhio, guida che si... cioè ci sono 15 persone con chi si incacchia con Acerbi. Ma perché povero Acerbi? Dai Acerbi nazionale, dai ex laziale, dai bello! C'è il derby nel sangue. C'è il derby di Roma. Quante volte deve segnare la Roma? Non lo so. Quindi potrebbe segnare oggi contro la Roma e sarebbe bellissimo. Mannaggia Lukaku che fa il difensore! Sì, gol! Chi? È il Francescone su richiesta! Te l'ho detto che segnava Acerbi! Ve l'ho detto che segnava l'Acerbi, l'ex laziale! Bravo Francesco! E se questo non è titolare nazionale? Facciamo giocare quei pipponi strani? Va bene! Boh, arbitro fisso, alla fine è finita, andiamo a casa. Cosa c'è? Cosa controllo VAR? Cosa? Ma cosa c'è in gol? Cosa? Ma che c'entra? È dall'altra parte il gol, cioè non può incidere! Cioè, se lui è qua, il gol viene fatto qua, come fa a essere? Che poi sono fuori dalla telecamera. Avete capito in che senso? Che cosa te vuole annullare? E va a rivedere, ma che cacchio c'ho? L'arbitro dice... E gol! Che cacchio! È completamente dall'altro lato. Se fosse stato di là, è giusto annullare, ma da sta parte non influisce. Occhio calcio e punizione per la Roma... No! Ma sta parati che sti qua erano dei gufi del cacchio! Dei gufi del cacchio i telecronisti. Che magari è fuori gioco se chiede in amicizia. Non mi sembra. Ma chi lo marcava? È completamente solo era. La mancata a Acerbi e c'è solo Mancini. Ce l'ha dimenticato Pavard. Bene, 1-1. Ale! Che sfigaccio! Cioè, non è possibile. Che è una fortuna sti qua, ragazzi. Cioè, gli sbagli e passaggi che rimbalza sui pie. Guarda che roba che la togliamo e che resta sempre. Ma che è? Sembra una partita di FIFA. Oh, torniamo e siamo sbilanciati. Siamo sbilanciatissimi, oh! Cacchio, no, che brutta, no! 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 Che cazzo di gol ha fatto questo? Incrocio, palo, gol. Ditemi se non è fortuna questa. Ma la roba! La che svirgolata, l'ha messa, ha fatto il gol dell'anno! Ormai si è fatta, ha vinto la Roma, complimenti, chapeau alla Roma per aver vinto sta partita, bravi Lori, basta, è finita. Possibile rigore, calma, calma, possibile rigore per noi, me piasi, niente, ma vaffanculo. Fine primo tempo, una partita orribile, adesso voglio vedere come la recuperiamo, minimo 4 rigori ne servi, andè quel paese tira fuori a Pavard che non sta in piedi e butta dentro Buchanan che in qualche maniera la ribalta. Non lo so, fra poco. Ok ragazzi, iniziato il secondo tempo, speriamo bene di pareggiare il prima possibile, cambio look, sperare in una rimonta incredibile. L'Inter è capace, quindi per favore proviamoci e speriamo in qualche maniera di segnare il prima possibile. Magari, ripeto, un rigore che manca da una vita non sarebbe male. Andiamo. Te la munissi magari, che ha fatto un'entrata a serial killer? Che cacchio! Sì, ma della manca la spinta della destra! Manca la spinta a destra! Tira fuori Darmian e metti Buchanan! Tira fuori Darmian e metti Buchanan! Servi una spinta alla destra! Adesso fa col Darmian, eh? Eccolo! Neanche fine dire, tirilo fuori, ha fatto assist, meraviglioso. Bravo Darmian, sei il giocatore più forte del mondo. Bravo Turam. Dai, subito a gol, forza. Madonna mia, comunque quando parlo io sono una sentenza. Meraviglioso. Bravo Darmian, l'esterno più forte del mondo. Buchanan torna in Belgio, non te voglio. Lo tiene Mancini, che dopo si fa anche anticipare da Turam. Bravissimi. Turam sotto pingu sciamano, no, giusto per dire che non mi delude mai. Bravo Turam. In realtà l'ho chiamato e gli ho detto se non segni ti prendo a pizze. Ma va bene. E adesso torna in parità la sfida tra mamma Lukaku e Pingu. Occhio. Dai, torniamo con il Macumbe Abre. Hams Hamche. 100 milioni per il prossimo che segna con 3 cammelli. Ok. Occhio.
Adesso vediamo chi riceverà 100 milioni sul conto e 3 cammelli. Vorrei capire dopo che cacchio ci fa uno di 3 cammelli a Milano. Vabbè che tanto con tutto il traffico che c'è forse con cammello parcheggi meglio. Ma va bene, andiamo. No, ferma Lukaku prima che riparti. Meno male. No, Zesvenu, alzi te. Te ca 1,90 m per 95 kg, t'avevo un mancamento. Bellissima Turam! Sempre soltanto lui che è sotto Pingu Sciamano. Non delude mai. E Pingu torna davanti nelle macumbe contro mamma Lukaku. Bravo! Marcus, io ti amo, lo sai. Ti volevo io e Marotta, nessun altro. Non batte il cuore, un medico. No, ma dicono, è scarso, è più forte Vlahovic. Ma va a fangu. Mi sembra autogol del difensore, fammi vedere. Autogol di Angelino, netto. Netto autogol di Angelino, vecchio cuore nerazzurro. Bene, adesso facciamo il quarto. Invadiamoli. Facciamo il sacco di Roma. Come fosse il 1527. Ma va bene, dettagli. Per le storiche, comunque, solo per questo vi dovreste iscrivere al canale, però va bene. Andiamo. Perché Pingu ha parlato con i giocatori e li ha minacciati di non dare cibo. In realtà gli ho detto che li rinchiudo in un cammello. Però va bene. La Madonna, cosa sta facendo? Se faceva sto gol mi alzavo e me ne andavo e chiudevo qua la reaction. Pavard se l'è alzata come fosse Ronaldinho e stava per fare l'Eurogol come ai mondiali del 2018. Madonna mia, ciò. Se beccavo anche gol del Pavard sotto Pingu Sciamano veniva zona... Non gli angeli, le schedine. Ah, la Gattocada! Per lui, per mani mortacci tu ed lui Patrizio. Bellissimo. Vola Bastoni sulla fascia. Ma Dio santo, Bastoni sei un castoro. Bravissimo Lautaro, mettili in mezzo. Mannaggia, no. Ma guarda che fortuna che c'hanno questi. Macumba araba all'Inter per chiuderla. Hamza Khamaha, 100 milioni per chi segna. Facciamo il quarto. 7 cammelli per lui. Ok. Occhio che l'Inter diventa araba, non per grazia a Pingu, ma perché arriva veramente uno sceicco, perché faccio un euro gol che vale 100 milioni. Andiamo. Di Marco che ruba palla, manco fosse, non lo so, il cane che torna. Sì, boh, fa un po' di più bordello, non so. Beh, niente. Non so. Fa quel che te voglia. Occhio calcio punizione a Roma, Sommer. Tu sei matto. Perdi tempo. Sentite per terra, gioca la PlayStation, guarda se mamma ti ha scritto magari un messaggio, ho scritto torna a casa il prima possibile. No, che brutta, no, Lukaku, no! No! Sommer, miracoloso! Gliela ha scippata dai piedi in una maniera clamorosa. Non ho capito come gliela ruba. Manco mi quando siamo a pranzo con qualche dunque me frego l'ultima fetta di torta. Neanche mi arrivo a farlo così. Sommer, tu sei matto! Cosa sta succedendo? Prima ruba... fa un'uscita pazzesca a Sommer, poi anche che va in dribbling su Lukaku. Tu sei matto, Sommer, io ti voglio un bene dell'anima, tu sei matto. Triplo cambio per l'Inter, intanto Carlos Augusto, Arnautovic e anche Dumfries. Come Arnautovic, scusa? Non ho capito. Vabbè, la chiude lui. Occhio, è la giornata che la chiude Arnautovic, perché è una partita talmente strana che la decide lui. Stiamo in aria. Occhio, no, che brutta, no! Deviazione, no! Madonna mia, ho visto l'autogol dell'anno come fosse la partita del Cagliari prima. Madonna mia, li sta invadendo manco fossero gli unni. Ma che? Dai Nino. Macumba per i due nuovi attaccanti, dai Nino e Arnautovic. Hamsakle, dai Arnautovic, dai Sanchez, vi prego, fate qualcosa, chiudete questa partita, Hamsakle, Karakugi, altrimenti muoio. Ok, dai, ve prego. Ecco la gufada. Vai! Bravo Denzel! Oh, no, come si fa per beccare la palla, spiegami se la palla è fino in fondo campo? Guarda, cioè, dove hai visto la palla? Spiegamelo, sulla PlayStation forse. Vai Arnautovic, corri, guarda che c'è il taglio di qua. Te prego! Bastoni! Su assist di Carlos, no, di Arnautovic! Bastoni la chiude! Bastoni in ripartenza, su assist di Arnautovic, che era sotto Pingu Sciamano. Bravo! Chapeau! Complimenti a Roma, una partita bellissima, di mortacci vostra, spero che possiate passare in Europa, andare avanti. Però i mortacci vostri sono giocati così anche con le altre big, madonna, mi tiro un cazzotto qua sotto. Comunque Sanchez che passa ad Arnautovic, tutti e due sotto Pingu Sciamano, che la danno per chiudere la partita a Bastoni. Meraviglioso, non era sotto Pingu Sciamano, ma Bastoni non serve. È meraviglioso. Bravissimi! Che rimonta, che partita, che infarto andate a quel paese. Complimenti a Roma che sta crescendo in malo modo, quindi complimenti a De Rossi. Spero che possiate arrivare in Champions League prossimo anno, quindi occhio.
cioè quindi quest'anno per giocare il prossimo. Vi saluto, vi ringrazio, se vi è piaciuto like, commento, iscrizione, se lo fate vi picchio con il telecomando qua, ho spostato 35 fogli, se ce la faccio vi porto la reaction di Milan-Napoli, secondo me sarà una bellissima partita, ma va bene, ciao, ansia, mamma Lukaku ti ho battuto anche stavolta, dai.